I chatbot sono dei sistemi in grado di simulare la conversazione degli esseri umani e tuttavia la comprensione del linguaggio naturale risulta ancora oggi un task molto complesso per le macchine. Per capire questo aspetto consideriamo uno strumento che utilizziamo abitualmente come Facebook. All'inizio Facebook dava la possibilità di inserire soltanto mi piace per i commenti e per le fotografie e tuttavia nel corso degli anni è esteso la possibilità di inserire nuove reazioni ai post, come per esempio la possibilità di esprimere rabbia, esprimere disappunto, felicità, esprimere sorprese e così via. Quindi questo ci fa capire come anche un gigante come Facebook, che ha a disposizione tantissime risorse per poter affrontare questo tipo di problemi, abbia avuto bisogno di codificare un sistema di simboli perché non era in grado di estrarre in automatico queste reazioni a partire dal testo dei commenti. Tuttavia c'è stata un'innovazione notevole dal punto di vista tecnologico per questi strumenti. Il mese scorso, ad esempio, il CEO di Google presentava la nuova versione del Google AI Assistant, che sostanzialmente simulava una conversazione al telefono per poter prenotare banalmente un taglio di capelli per una persona. Un aspetto molto interessante di questo strumento è che, malgrado fosse una macchina, in certi momenti della conversazione esitava proprio per simulare il comportamento dell'essere umano. Quindi l'innovazione tecnologica c'è stata. Esiste però tuttavia un limite sostanziale negli approcci di intelligenza artificiale per la comprensione del linguaggio naturale. Il limite è rappresentato dal fatto che ancora oggi, nonostante gli algoritmi molto innovativi che abbiamo inventato, l'obiettivo è quello di trasformare il testo in dato per poter poi individuare pattern all'interno di questi dati utilizzando tecniche statistiche. Per fare un esempio banale, potremmo classificare un determinato documento, una conversazione, semplicemente contando il numero di occorrenze di una determinata parola. Oppure, per gli algoritmi più nuovi, potremmo individuare la probabilità che una determinata sequenza di parole appaia in una conversazione in un documento. Queste tecniche statistiche, tuttavia, hanno un limite perché non sono in grado di codificare alcune cose. Tra queste cose c'è il cosiddetto common sense, come lo chiamano gli anglosassoni, che è sostanzialmente una ragione naturale che gli esseri umani hanno, che consente loro di legarsi con altri esseri umani pur non esplicitando qualsiasi concetto, qualsiasi contenuto e così via. Per questi motivi forse dovremmo fare un passo indietro rispetto alle tecnologie statistiche attuali. Un passo indietro significa tornare alla cosiddetta old school dell'intelligenza artificiale, in cui negli anni 60 e 70 si progettavano, diciamo, delle enormi knowledge base, delle enormi ontologie che codificavano uno specifico dominio della conoscenza in maniera tale da insegnare alle macchine come ragionare. Il limite di queste cose era il fatto che la capacità computazionale era molto limitata da un lato e dal fatto che il numero di inferenze che si potevano effettuare era limitato ai concetti espressi all'interno dell'ontologia. Un modo dunque per poter far avanzare ulteriormente la comprensione del linguaggio naturale da parte delle macchine è provare a fondere, a mescolare queste vecchie scuole. Quindi la vecchia scuola basata su simboli, su ontologie, e la nuova scuola basata su tecniche statistiche. Proviamo dunque a considerare un esempio molto interessante e molto particolare, che è quello dei chatbot che dovrebbero in qualche maniera simulare il nostro comportamento dopo la nostra morte. Questi chatbot potrebbero avvalersi, diciamo, di tutte le informazioni che noi abbiamo inserito tramite strumenti come la mail piuttosto che altri social network come Facebook, potrebbero sfruttare delle tecniche statistiche per in qualche maniera simulare la sequenza di parole che noi utilizziamo durante nella produzione di testo in linguaggio naturale. Tuttavia, però, ci sono degli elementi, come per esempio, se vogliamo, l'ironia, che non potrebbe in qualche maniera emergere da queste sequenze di testo e di parole. Per questo motivo, se noi, tra virgolette, immettessimo all'interno di questi chatbot una cosiddetta conoscenza di base di natura ontologica, noi potremmo in qualche maniera modellare, ad esempio, l'ironia e quindi fare in modo che la macchina, il chatbot, da un lato possa sfruttare le sequenze che abbiamo inserito nei social network, nelle mail e così via, per in qualche maniera esprimere concetti. D'altro canto, però, potremmo utilizzare questa knowledge base, questa ontologia di alto livello, per simulare comportamenti che non sono codificabili in qualche maniera dall'analisi di queste sequenze.